come lei ha vista più giorni, forse per 3 settimane, abitare a casa mia e affacciarmi ogni 30 secondi chiamavo, no, fuori dallo scherzo, Angela. Il tuo sentimento. Sono un'emozione, grazie. Per me l'emozione è essere qui a Pitas, che è la mia terra madre, che è e sono felice di essere con questo film, con voi, e ho diventato un tormentone. E arriva la vuole essere però la preparazione, no, perché però cosa sono portato, perché io e Simone siamo andati a vivere a casa di Rocco per la parte, cioè per le settimane prima del film, per creare un po' questa comicità, per creare questa tabellanza. Quindi diciamo che tutti i muri erano, cioè, erano crollati, perché abbiamo vivendo insieme praticamente tutto il periodo precedente, non c'era più uno schermo tra di noi, ci siamo conosciuti fino in fondo. E io ho cercato in un certo modo di portare amore e poesia in quello che ho letto da una sceneggiatura che aveva scritto Rocco. E abbiamo cercato di tutti. Di portare questo amore, essere una sfera in questo film, perché ci vediamo molto bene noi e ci vogliamo tuttora. E siamo felici finalmente di vedere questo grande schermo oggi, completo con tutto. E niente, grazie, sei andato lo stesso giorno. Buongiorno a tutti, Luca Masci, come diceva prima Giorgio, ci trattiamo come c'è, ma mi diamo sempre un po' all'ora. Sono anche molto felice di essere qui perché sono anche per metà più di essere, finalmente un po' se eravamo a Napoli. Sicuramente il ruolo era molto delicato per interpretare giovane Orlando, perché doveva trovare un equilibrio, il rischio era che diventasse un po' un fastidioso filo parlante. Veramente di questa cosa Rocco ci abbiamo lavorato nel periodo in cui lui dice che siamo tutti insieme, è stato un sequestro di persone, perché non era. Ci ha costretto a stare alla guida del. No, questa è la forza poi del lavoro che abbiamo fatto insieme, questo è un lavoro di preparazione quasi teatrale. Ed il rischio era quello di creare, come dicevo, un fastidioso filo parlante, in realtà abbiamo deciso di dare voce al giovane Orlando come un Orlando prima della disillusione, quindi un personaggio estremamente positivo che portasse, che portatore solo di energia positiva, e che desse voce. Porta tutte le emozioni tornando, proprio perché non ti è accordato, non riesce a esprimere. Quindi ci siamo proprio concentrati proprio sul lato emotivo del personaggio, sulla libertà emotiva che vuole avere il giovane Orlando rispetto a, possiamo dire, vecchio, ma un po'. Facciamo Orlando 60enne, però insomma speriamo che questo rischio di averlo. Senti, la cosa che mi ha colpito è che tu non lo dici, tu fai la prima, ma non lo dici. Ecco, come siete arrivati a questa autonomia? Ecco, mi fa piacere sentire questa cosa, perché è vero, eravamo anche, quello era un altro rischio, no? Che sarebbe stato troppo facile fare l'imitazione di Rocco. Fare diciamo. Il primo posto di Inter, però. Sì, diciamo che è super inevitabile un po' perché fare un altro complimento, perché sul punto di vista essere unico.
lo sanno imitare in tanti, perché ha delle caratteristiche molto visibili, ma in pochi nessuno crede in Italia da questo punto di vista, dalla sua posizione.